un capolavoro, un miracolo sportivo. Eravate in vacanza un mesetto fa, un mese e mezzo fa, vi ritrovate in A2, ma non per mera casualità. Grazie innanzitutto per i complimenti. Sicuramente abbiamo approfittato di questo corridoio che si è aperto con la squalifica di Reggio Calabria. Poi questa fortuna l'abbiamo saputa sfruttare, abbiamo battuto le squadre più forti. Dopo l'esclusione di Reggio Calabria, che cosa è scattato? Perché c'è stato un salto di qualità a tutti i livelli. Ma sai, tutti hanno fatto, gli addetti ai lavori hanno fatto il paragone con la Danimarca del calcio. Evidentemente il gruppo ha dimenticato le paure che lo hanno attanagliato per tutta la stagione, ci si è ritrovati insomma da resuscitati nel campionato, la condizione atletica era perfetta, si è arrivati nelle condizioni migliori programmandolo a questi playoff. E quindi che dire, poi sono scattati forse degli automatismi che magari sono anche difficilmente spiegabili, però da allora siamo diventati una schiacciasassi. In un paio di giorni bisognerà rimettersi seriamente al lavoro, perché le scadenze sono brucianti, dobbiamo arrivare alla partenza di questa due, diciamo, alla pari con tutti, fare una squadra sicuramente che possa donare le stesse, almeno in parte, le stesse soddisfazioni che questo amatore ha regalato ai suoi tifosi, penso, negli ultimi 5, 6, 7 anni. Chiaramente è un percorso pieno di insidie, la città deve assolutamente rispondere, l'imprenditoria deve assolutamente rispondere, le istituzioni dovranno assolutamente rispondere, abbiamo bisogno di aiuto, non parlo soltanto di aiuto economico, ma parlo di aiuto anche proprio lavorativo, materiale, perché abbiamo bisogno di gente che lavori all'interno della struttura. Le scelte sono state giuste, la prima che ha ripagato è stata quella di Coach Raiola, che il giorno dopo che ha smesso a giocare è passato in panchina, e questo è stato un valore aggiunto da tanti punti di vista. Bisogna trattenerlo. Credo che Raiola l'anno prossimo rimanga la guida, il timone di questa squadra, è il primo tassello. Credo che non abbiamo mai parlato in questi anni più di 5 minuti per metterci d'accordo, credo che sia lo stesso. Resteranno i migliori del roster? Dovremo vedere con Stefano. Credo che molti di questi ragazzi siano pronti per la Serie A, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista umano. Quindi questo gruppo ha dimostrato di essere vincente, questo staff è assolutamente vincente, e quindi credo che la linea comune possa essere proprio quella di mantenere e puntare su questo, ripeto, questo gruppo che, per quello che riguarda la società, ha vergato pagine di una storia probabilmente irripetibile. Grazie ancora a Carlo Di Fabio, presidente degli amatori, Unibasket meglio dire, no? Più che amatori, perché questo è sempre un dubbio che ho avuto. Siamo tornati ad essere amatori. Ah, quindi amatori. L'anno prossimo ci presenteremo come amatori pescari. Ad Maiore. Ok, grazie a voi.